Salve a tutti, oggi torniamo a parlare di politica atessana, cercando di interloquire con vari esponenti che nel corso degli anni si sono interessati di politica nel nostro comune. Ricorderete l'intervista al senatore Staniscia di qualche mese fa. Oggi abbiamo un personaggio che da un po' di tempo non vediamo attivamente in politica, si era candidato ed è stato il più eletto nella provincia di Chieti, anzi nella regione Abruzzo come consigliere comunale, e all'epoca si candidò con Liberatessa. Parliamo di Antonello Scarinci, che adesso vi mostro nell'inquadratura. Buon pomeriggio. Ciao Antonio, grazie dell'invito. Bene, e iniziamo fornendo alcuni dati biografici di Antonello. Antonello che solitamente per le donne non si dice mai l'età, lui possiamo dirlo a 39 anni, è conosciuto molto nel nostro comune, però Antonello, permettimi una curiosità, questo cognome Scarinci mi sembra come il mio d'altronde, non è? Anche perché nel mio caso è mia madre che è originaria di Atessa, mio padre no, e non è un cognome autoctono di Atessa, perché? Parte il cognome, diciamo che la storia della mia famiglia è legata tutta all'incrocio tra la strada provinciale e il bivio che porta a Contadaciolo e Contada con le Grilli, lì dove c'è la casa cantoniera. E i miei nonni paterni erano dei sfollati di guerra, degli invalidi di guerra, e quindi non sono diciamo di Atessa, e mio nonno svolgeva la professione di capo cantoniere lungo la provinciale. Dall'altra parte della strada c'è la famiglia di mia madre, la famiglia Cinalli, e quindi diciamo tutta la mia infanzia è legata lì a quella casa cantoniera e a quelle due contrade, Contrada Ciola e Contrada con le Grilli. Antonello, una domanda che ti vorrei fare, anche io lo so, però facciamoti conoscere anche dai cittadini di Atessa. Tu che professione svolgi? Io svolgo la professione di insegnante da 15 anni, sono 11 di ruolo, per me la professione più bella che possa esistere, perché ti dà la possibilità di innovare sempre le conoscenze, di confrontarti sempre con persone diverse, ma soprattutto per me, che la mia passione è legata alla politica locale, ti dà quella piena libertà, visto che la professione di insegnante ti rende scevro da ogni interesse economico o di ogni interesse personale, e quindi ha la possibilità di muoverti in piena libertà e in piena coscienza. Dicevo in apertura che è un po' di tempo che sei assente dalla politica attiva, adesso ti stai rimettendo in gioco, ma perché tu nel 2017 non ti sei ricandidato? Nel 2017, candidandomi da indipendente con Liberatessa, nel 2017 diciamo, ho concluso la legislatura nel gruppo misto, nel gruppo Moderati per Atessa, e diciamo che a fine di quell'esperienza c'è stata una diaspora nell'area di centrodestra e nell'area moderata, una parte si è ricandidata con Liberatessa, una parte con Progettatessa, una parte è andata ad arricchire la lista di Borrelli, l'altra è una parte elettorato, diciamo, si è concentrata sui 5 Stelle. E il gruppo Moderati per Atessa, eravamo tre assessori uscenti, Marco Cecchitti, Melania Milanese, io e poi il dottor Fantasia, abbiamo deciso, non trovando diciamo il giusto progetto, di rimanere fermi, di rimanere a casa. Prima di questa intervista ad Antonello Scarinci, spesso, oltre al già citato senatore Angelo Staniscia, abbiamo avuto qui nei nostri studi il consigliere comunale di Liberatessa Enzo Pellegrini, ex vice sindaco della passata amministrazione, e con lui molto spesso e volentieri si è parlato dell'attuale amministrazione comunale, dei bandi soprattutto, proprio dei giorni scorsi un post che ho pubblicato. Nessun commento tra l'altro a questo post, perché c'era poco da commentare. Speriamo che in questo caso la questione bandi si possa risolvere rientrando dalla finestra. Quanto sembra ci sarebbero ancora le possibilità per Atessa di ottenere questi finanziamenti a fondo perduto, e io dico spesso che il grado di efficienza di un'amministrazione si misura proprio dal fatto di sapere intercettare i bandi, soprattutto quelli a fondo perduto, considerando che poi le lamentele che tutti i comuni hanno
compreso il nostro, è quello che non ci sono soldi, che la colpa è sempre di quella sempre degli altri, eccetera, eccetera. Ma questo è un disco rotto che praticamente tutte le amministrazioni fanno a quelle precedenti, quindi il gioco è il gioco delle parti. Scarinci, a tal proposito, cosa ne pensa? Beh, Antonio, per quanto riguarda l'attuale amministrazione, vabbè, i problemi delle amministrazioni sono sempre gli stessi, e molte volte sono problemi soggettivi, e non voglio parlare, diciamo, dell'operato dell'amministrazione né dei propri componenti. Per quanto riguarda invece un problema serio, che è quello, diciamo, dei bandi, dove Atessa ha difficoltà ad intercettare questi fondi, soprattutto quelli a fondo perduto, è un problema grave, perché provoca un danno all'intera comunità. Quei famosi 2,5 milioni di euro che sono andati persi, e Atessa è uno dei pochissimi comuni che non è riuscita a recuperarli, diciamo, segna un po' l'amministrazione. Quest'ultimo diciamo accadimento, dico la verità, non sono informatissimo, perché l'amico Carmine Fioriti ha fatto l'accesso agli atti e quindi mi deve dare ancora la documentazione. Credo che sia un problema di progetto definitivo e progetto esecutivo. Spero che si possano recuperare quelle somme, perché noi tifiamo sempre per il bene di Atessa, però questo problema è, diciamo, nasconde, a mio avviso, l'unica cosa oggettiva che posso dire, perché ci sono gli avvenimenti, un problema molto più grande, che è quello forse della mancata capacità di dare progettualità alle idee. È un problema atavico, e quindi, non avendo le idee, non avendo i progetti, non avendo, diciamo, progetti esecutivi, poi vengono meno anche questi bandi, che sono importanti, perché le risorse comuni sono sempre limitate. Bisogna ricordare forse il primo vero problema che c'è stato, che un po' rappresenta la difficoltà della progettualità, è quello della famosa area dell'ex clou di Piazzano, dove il tribunale diciamo deliberò di ricevere una somma pari circa a 340.000 euro da parte dell'assicurazione per il fallimento di EuroPM, ricordate tutti quanti, di cui una somma da destinare alla messa in sicurezza, diciamo, di quel territorio, spesi circa 180.000 euro, quindi si fecero praticamente quattro progetti, due dei quali appaltati e poi ritirati, perché erano, tra virgolette, impresentabili per una zona come Piazzano. Pensare di fare due progetti in quell'area di un parchetto, di un campo da calcetto, fa capire che manca proprio l'idea di progettualità. Se pensiamo che poi si è andato incontro ad un bando per progetto di idee per quella zona, e ad oggi, a 10 mesi delle elezioni, abbiamo ancora un contenitore vuoto, e soprattutto abbiamo poca conoscenza di quello che vorrà fare l'amministrazione, io credo che quello sia il problema atavico, il problema fondamentale. Di altre cose soggettive non parlo, mi permetto solo di parlare di un problema, a mio avviso, soggettivo, che io ho sentito, e sono anche sensibile per questa materia. Vedendo lo spessore culturale e professionale del sindaco Borrelli, mi aspettavo in questa legislatura un risveglio culturale di ampio respiro. Invece questo risveglio io non l'ho notato, non dico il rinascimento adessano, ma su quella strada. Io questa cosa, che è soggettivo, un parere soggettivo, non l'ho notato. Chi va a pagare è sempre la città di Atessa e i cittadini di Atessa. Un'altra tematica molto importante dibattuta su questi schermi è quella dell'ospedale di Atessa. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi l'assessore regionale Veria, accompagnata dall'assessore regionale Campitelli, è stata ad Atessa in un incontro organizzato appunto dal centrodestra atessano, in cui si è parlato del futuro della sanità regionale, ma anche del San Camillo dell'Ellis. Questo è un tema, come dicevi tu, usando questo termine, atavico, se non è atavico, ma poco ci manca. Per quanto riguarda l'ospedale, anche qui bisogna essere più oggettivi possibili. In passato l'amministrazione regionale di centrosinistra
fece una delibera di giunta per diciamo, trasformare allora l'ospedale di Atessa, che già era quasi PTA, in un ospedale di area disagiata, grazie all'intuizione, e oggettivamente bisogna riconoscerla, del sindaco Borrelli e credo del dottor Enrico Flocco. Venne presentato al Ministero un piano sanitario che a mio avviso non aveva le gambe per correre, ma nemmeno per camminare, ed è stato bocciato. Questo centrodestra, questa, diciamo, questa giunta regionale, l'assessore Veria ha svolto un grande lavoro, ha messo su un piano sanitario molto ambizioso e coraggioso, soprattutto per l'ospedale di Atessa. E bisogna riconoscere il ruolo e il lavoro svolto in regione dal consigliere Pellegrini, che ha fatto da pungolo e da controllore, soprattutto per quanto riguarda gli interessi della nostra città. Oggi questo piano sanitario è sul tavolo del Ministero. Se dovesse arrivare l'ok e poi diciamo, si passa al recepimento e alla votazione in consiglio regionale, possiamo, spero, porre fine a una delle questioni più annose per il nostro territorio, per la nostra città, che ha portato veramente a litigi di ogni genere, e spero quindi che si possa tornare a parlare solo, diciamo, di politiche amministrative, non più di ospedale, perché comunque fa male alla nostra città, va a intaccare il tessuto sociale con mille litigi tra gli operatori, tra i politici, tra tutti i portatori di interesse. Una cosa è certa, che l'ospedale di Area Disagiata, oltre a far rimanere l'ospedale ad Atessa, minimo che sia, ma comunque dà garanzie di un pronto soccorso H24, di un laboratorio analisi, reperibilità per quanto riguarda anestesisti e medici, attività diciamo, di radiologia anche di notte per i ricoveri, un numero di posti letti molto elevato, mi sembra circa 98-99, dove è prevista anche, oltre alla medicina e riabilitazione, anche la riabilitazione cardiopolmonare. Quindi significa riportare anche dipendenti, riportare anche economia oltre che al servizio. E ridà sicuramente ad Atessa un ruolo centrale di capofila nel Sangro, indispensabile per il nostro futuro. Ricordando ancora una volta i personaggi della politica atessana che si sono succeduti nei nostri studi, mi piace ricordare anche la presenza del senatore Angelo Staniscia, sempre molto lucido nei suoi interventi, nonostante, diciamo, la non più verdissima età. E il senatore, in uno degli ultimi interventi, ha parlato di due tematiche molto sensibili in politica. La questione morale e l'egemonia culturale. E tu, Antonello, ti do del tu, visto questa giovane età, cosa ne pensi? Per quanto riguarda la questione morale, vabbè, sono due questioni che tu hai elencato, che riguardano un po' la politica nazionale, diciamo, e partitica. Per quanto riguarda la questione morale, se vogliamo la dobbiamo contestualizzare per far capire meglio ai cittadini cosa ne penso io e cosa, diciamo, può scaturire da un confronto tra me e te. Sicuramente l'amministratore comunale che va a amministrare un comune, si candida, sicuramente non va lì per diciamo, andare contro la legge oppure pensare ai propri interessi o rubare, questo si dà per scontato. Sicuramente un amministratore locale deve però essere competente, perché il primo disonesto è la persona incompetente, la persona che non si impegna, non studia, non ha quell'abnegazione, non sottrae il proprio tempo alla vita privata, alla vita familiare per dedicarla ai cittadini, ma pensa, diciamo, un attimino a cullarsi sul posto che ricopre. Ma credo che la caratteristica più brutta che ci possa essere in un'amministrazione e in un amministratore è l'autoreferenzialità. L'autoreferenzialità è, diciamo, una cosa bruttissima, perché porta a discriminare le persone intorno a te che ti hanno votato, porta a creare quel cerchio magico che fa venire meno i consensi. Di solito l'autoreferenzialità poi porta inevitabilmente alla sconfitta. Per quanto riguarda invece l'egemonia culturale di gramsciana memoria, qui ancora forse è più difficile contestualizzare ad Atessa in un'amministrazione comunale. Un'amministrazione comunale è questo concetto. Io più che egemonia culturale parlerei di egemonia elettorale.
nel senso che un'amministrazione comunale per compiere dei gesti importanti, forti, coraggiosi, per affrontare problematiche importanti, andare contro molte volte la regione, la provincia, fare battaglie di caratura regionale o nazionale, ha bisogno di una spinta elettorale molto forte. Le ultime due legislature hanno visto, diciamo, vincere una maggioranza con il 40-44%, quindi una maggioranza relativa. E quando viene meno questa forza, diciamo, è difficile anche amministrare. Io ricordo, tu sai Antonio, spesso ne abbiamo parlato, che sono molto attento alla storia in generale, ma soprattutto alla storia politica tessana. Ricordo due amministrazioni nella Seconda Repubblica che hanno segnato e contraddistinto la vita di Atessa. Una prima è sicuramente quella del 1993, quando Staniscia tornò a vincere ad Atessa le comunali. Ricordiamoci che cadde l'amministrazione precedente, diciamo, comandata dal Democrazia Cristiana e dal Partito Socialista, e quindi la vittoria della sinistra era praticamente scontata. In quella tornata elettorale la sinistra allargò il più possibile diciamo, le proprie vedute politiche, mascherando sotto il Partito Popolare, quindi inglobando anche una parte dei cattolici, anche ex segretari di partito della Democrazia Cristiana o anche ex Missini, appunto per avere quelle spinte, quell'egemonia culturale e elettorale che hanno portato poi a, diciamo, a fare grande quel partito. Un'altra amministrazione che ha segnato in modo positivo e ha dato una scossa alla vita tessana è stata proprio quella del 2007 con Liberatessa e Nicola Cecchetti sindaco. Lì oggettivamente c'è stata la lista elettorale più eterogenea che si ricordi nella storia di Atessa. Si andava da tutto l'arco costituzionale dell'area moderata e di centrodestra, fino a mettere in lista ex segretario di Rifondazione Comunista, segretario dell'Italia dei Valori, vice sindaco di sinistra, candidato in quell'epoca come candidato di punta di DS alla provincia e alla regione, fino addirittura arrivare a candidato di Forza Nuova. Quindi quella spinta elettorale, che toccò il 58-59%, diede forza a quell'amministrazione, soprattutto per la rimodulazione del contratto di quartiere. Quindi, che ha segnato, cambiato completamente la fotografia del centro storico. Quindi questa egemonia elettorale, culturale, è indispensabile, per amministrare. E a proposito dell'allargamento, diciamo, dell'arco costituzionale, nel senso dell'allargamento a tante visioni della politica, che si possa andare quindi dall'estrema sinistra alla destra, qualcuno si è sorpreso di questa nascita di questa associazione civica, Tessa.22, però io dico che anche al governo nazionale succede la stessa cosa, quindi non vedo cosa ci sia di così sorprendente. E Scarinci, cosa ci può dire al riguardo di questa neonata associazione che abbiamo tenuto a battesimo nelle settimane scorse? A proposito, io ringrazio i promotori di questa associazione perché mi hanno voluto alle loro riunioni, ma non perché io sia aderente a questa associazione, ma anche per una questione, tra virgolette, notarile, per seguire un po' da vicino e essere testimone oculare di tutte le scelte, devo dire, abbastanza trasparenti di queste persone che mi hanno, bontà loro, voluto tenere a conoscenza di quello che si diceva. E io mi sono permesso, tra l'altro, nella prima di queste riunioni, di elencare 18 punti che secondo me sono l'ABC del buon amministratore. Ne dico uno su tutti, poi magari un giorno li pubblicherò pure questi 18 punti. Uno di questi, e poi chiederei anche il parere ad Antonello Scarinci, è che mi dà enormemente fastidio il fatto che praticamente ci si lamenti del fatto che ci siano pochi soldi a disposizione, la colpa è sempre di quelli di prima, un discorso generale, per l'amor del cielo, non riferito soltanto ad Atessa, però mi fa incavolare il fatto che poi queste affermazioni vengano fatte da persone che non erano dei passanti, ma persone sia pure in opposizione o che facevano vita politica e che quindi sanno qual è lo stato di salute del bilancio comunale. E quindi dico io, delle due l'una, inutile poi andare in campagna elettorale a promettere mari e monti e poi una volta che si vince dice ops, non ci sono soldi, e allora è una presa per
per i fondelli dei cittadini, ma ho divagato come spesso avviene per quel che mi riguarda. Scarinci, invece torniamo a questa Atessa punto 22. Ma, Atessa punto 22 è una novità che prendo con gioia, perché ho visto persone che hanno dietro una storia quarantennale, cinquantennale di politica e hanno deciso di ammainare le loro bandiere, il loro credo, per diciamo, creare un contenitore culturale che possa unire, riaggregare la politica, che diciamo, è molto frammentata oggi ad Atessa, all'interno diciamo, delle varie fazioni. E quindi io lo accolgo in modo positivissimo, anche perché le persone che diciamo, sono comparse in quella foto hanno tutta la mia stima. Se poi il portavoce è un carissimo amico, l'avvocato Angelo Castronovo, che per la caratura professionale, morale e intellettuale diciamo, viene riconosciuta da tutti, ancora meglio. Posso dire che in generale che i colloqui negli ultimi 3, 4, 5 mesi sono già in essere, perché è giusto che a un anno dalla scadenza elettorale le persone trattino questo, però, diciamo, questo argomento fondamentale, che è la vita pubblica e amministrativa. Qualsiasi persona che tiene al proprio paese dovrebbe, diciamo, occuparsi della vita amministrativa. Io personalmente ho deciso di abitare qui, di mettere su famiglia, di investire, e quindi perché delegare se posso direttamente, diciamo, occuparmi e controllare la vita pubblica? Sicuramente politica si fa sia candidandoti, ricoprendo un ruolo, ma si fa anche da libero cittadino, soprattutto da libero cittadino, per creare opinione e darsi da fare. Queste persone che compongono Atessa punto 22 hanno tutta quanta la mia stima e come stavo dicendo, i colloqui sono aperti tra i vari partiti di centrodestra e di centrosinistra, tra le varie associazioni, tra i vari rappresentanti di categoria, tra le varie personalità, perché tutti quanti diciamo ci teniamo ad Atessa e al nostro futuro. Si sta procedendo quindi per creare questo nuovo contenitore e per superare l'attuale assetto amministrativo, si sta creando un percorso molto molto chiaro. Io ho sempre pensato questo: Atessa sulla carta fa circa 10.400 abitanti. Se noi andiamo a scorporare i residenti all'estero, persone che risiedono in Italia ma che hanno la prima casa qui ad Atessa, diciamo studenti universitari che passano 10 mesi l'anno fuori da Atessa, o diciamo lavoratori che vengono in trasferta ma che la loro vita sentimentale e familiare hanno diciamo fuori da Atessa, Atessa ha una popolazione che vive diciamo in pieno di circa 7.000-7.500 abitanti. Quindi diciamo non è una grandissima realtà in concreto come numero di popolazione. Quindi è giusto collocare al primo posto la cura del rapporto interpersonale, del rapporto umano, perché è fondamentale. Pensare di fare politica senza curare i rapporti interpersonali, i rapporti umani, è da follia. Quindi una volta che si cura il rapporto umano, il rapporto interpersonale, in politica, dando la piena dignità a tutte le fazioni, a tutte le voci che ci sono in campo, si passa a quello che è il rapporto culturale che forse vuole fare Atessa punto 22, quello di confrontarsi culturalmente per capire diciamo quale potrà essere la visione di Atessa fra 5, 10, 15 anni, come arrivare diciamo, a compiere quegli obiettivi, come andare ad affrontare i problemi, con quale approccio. Solo dopo questi passaggi si può pensare di fare un programma amministrativo, di pensare di fare una squadra e di creare un'organizzazione. Se non vengono curati i primi rapporti interpersonali e culturali, è difficile poi andare avanti. E per ultimo, e solo per ultimo, si passa alla parte politica, alla lottizzazione partitica, che potrà essere anche importante per tematiche come l'ospedale o come grandi investimenti, però molte di quelle volte vanno a logorare poi i rapporti interni. Devo dire una cosa, che la politica muscolare partitica difficilmente paga alla lunga, quindi è molto importante curare diciamo, questi aspetti.
Un'altra cosa importante, diciamo un argomento importante che si è parlato durante queste discussioni, anche in Atessa punto 22, tu Antonio eri presente, è diciamo, come ci si va a candidare. Mi spiego meglio. Molte volte si arriva all'ultimo a fare la lista ripezzata, diciamo che non ha gambe per camminare, e servono i riempilista, si invitano persone anche di una certa caratura, di una certa stima, che vengono bruciate perché neofite, perché vengono diciamo catapultate e quindi da improvvisati, non sanno nemmeno come funziona diciamo, la macchina amministrativa o quella della campagna elettorale. In questi confronti, anche dentro la testa punto 22, si mette alla base la persona. È importante invitare fin da subito le persone interessate a fare politica, a metterci la faccia, non solo per essere candidati, ma anche per dare un contributo, perché questo percorso deve essere fatto insieme. Non bisogna catapultare all'ultimo minuto persone per bruciarle, ma serve dare pari informazione, pari dignità, non essere mai reticenti, non nascondere nulla, ma piena trasparenza, così come dovrebbe essere poi un'amministrazione comunale trasparente. La trasparenza deve esserci fin da subito e costruire un percorso fatto di argomenti, di idee, ma soprattutto di persone, di uomini che hanno la stessa dignità politica. E da qui puoi arrivare a un programma elettorale, ad una squadra che si possa candidare per il bene della città. In queste varie riunioni che avete tenuto, anche tu Antonello hai partecipato a queste riunioni di Atessa punto 22, quali sono le principali tematiche affrontate? Sappiamo che in un comune come Atessa i problemi e le tematiche sono tante, voi avete già cominciato insieme agli amici di Atessa punto 22 a snocciolare alcune tematiche. Ma veramente il confronto non è solo con la testa punto 22, ma abbiamo avuto colloqui con tanti altri movimenti e partiti. Diciamo che per adesso i colloqui si fermano a macro aree tematiche, non scendiamo in modo analitico perché è ancora presto, perché si tende ancora di allargare, così come è stato fatto nella riunione della testa punto 22, invitando tutti a partecipare, un discorso apertissimo fatto veramente di rapporto umano e culturale. Stiamo trattando in questa riunione, ma tratteremo ancora per parecchio tempo, te macro tematiche che possono riguardare la testa e la vita dei cittadini. Diciamo che prendiamo spunto dalla nostra Costituzione, che è il nostro faro, un faro molto ridondante, parla di tutto, di tematiche diciamo, che curano la vita di tutti i giorni. Pensiamo innanzitutto al lavoro, al sociale, alla sanità, alla pubblica istruzione, alla sicurezza e via dicendo. Quindi da qui partiamo. Sicuramente le aree tematiche più importanti che abbiamo affrontato finora sono, a parte l'ospedale che già ne abbiamo parlato, prima di tutto il lavoro, la nostra zona industriale. Stiamo subendo, diciamo, tra virgolette, degli attacchi dalla realtà di oggi. La Sevel che porta in Polonia porta in Polonia un terzo della produzione, la San Marco che perde dipendenti così come altre aziende, la tutela diciamo, della Val di Sangro come cuore pulsante di tutta la provincia, di tutta la regione è fondamentale, ma quello è un binario, perché oltre alla tutela del lavoro c'è anche la tutela dell'ambiente, della sicurezza dell'ambiente, della salubrità della nostra vita e del nostro ambiente in cui viviamo. Quindi diciamo questa è una tematica fondamentale. L'altra tematica è quella diciamo, del piano urbano della nostra città, della riqualificazione di quartieri, di una nuova visione verde di Atessa e di una nuova visione urbana di Atessa. E poi abbiamo parlato anche di una nuova vocazione possibile culturale per il centro storico, per aumentare il turismo, rendere dei prodotti diciamo, tipici e creare un'economia intorno a questi ultimi. E arricchire e corroborare il piano d'offerta formativa per le nostre scuole, quindi per la pubblica istruzione, per tenere in considerazione la sicurezza e tante altre macro tematiche che di volta in volta abbiamo parlato, invitando imprenditori, invitando operatori del settore, operatori di categoria, perché è importante confrontarsi con la realtà. Un'altra problematica fondamentale è l'attività agricola, la rete rurale delle strade, tutelare diciamo, la produzione del miele. Ci sono tante attività, tante economie da testa che sono state abbandonate.
noi dobbiamo tener conto di queste realtà perché dobbiamo differenziarci da chi ci ha preceduto. Siamo quasi arrivati alla conclusione di questa lunga chiacchierata con Antonello Scarinci. Lui ci ha parlato, ecco, di queste riunioni alle quali ha partecipato con Tessa Punto 22. Ci ha detto che sono stati contattati dei personaggi interessati a fare politica o direttamente o indirettamente. Come giustamente ha detto lui, non c'è bisogno di candidarsi per fare politica, ma politica si può fare in tanti modi. Andando più al nocciolo della questione, si sta già parlando di candidature o è prematuro in questo periodo? Bah, è assolutamente prematuro parlare di candidature perché si sta creando prima una squadra di confronto. Stiamo riempiendo di contenuti e di qualità, diciamo, le riunioni, che non si fa solo con la Tessa Punto 22, ma anche con, ripeto, con partiti e movimenti, diciamo, che arricchiscono il panorama politico atessano. E per le candidature è ancora presto perché le persone che si devono candidare vanno preparate, devono essere convinte, devono essere istruite perché molta gente, anche le più competenti nelle loro professioni, molte volte ignorano il percorso politico, ignorano la macchina amministrativa, ignorano i problemi burocratici, ignorano anche le difficoltà che si trovano nella popolazione per fare campagna elettorale. Molta gente ha paura di metterci la faccia. Io credo che la cosa più bella che ci possa essere è occuparsi anche egoisticamente del proprio futuro. E quindi mettersi in gioco è una cosa fondamentale. Io spero che le persone che vogliano, diciamo, cambiare assetto politico attuale, cercare di dare più vigore, più forza alla nostra città, scendono in campo, decidono di, diciamo, di partecipare, di confrontarsi, ma se non con noi, anche con altri. L'importante è che si alzi il livello, diciamo, della dialettica politica e l'amore per questa città. Diciamo che le persone che partecipano alla vita politica, il numero delle persone è direttamente proporzionale poi all'amore per questa città. Bene, chiudiamo con uno sguardo ai comuni limitrofi, perché in alcuni di essi ad ottobre ci saranno le elezioni amministrative, quelle che invece nel nostro comune ci saranno il prossimo anno, nel 2022. Che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo altrove, qui attorno a noi? Bah, non posso parlare, diciamo, di situazioni comunali che non conosco bene. Posso solo dire, potrei fare un pronostico, di solito le amministrative le vince la coalizione che ha più entusiasmo e più compattezza, che si presenta in modo più concreto ad amministrare la città. Bene, una discussione piacevole con Antonello Scarinci, un po' diversa dal solito. È stata una discussione legata a un partito politico in particolare. Si è parlato in maniera pacata, oggettiva, obiettiva di tante tematiche importanti che riguardano la vita civile e politica del nostro paese, della nostra città Atessa. E quindi speriamo di riaverlo prossimamente per altre piacevoli discussioni. Io solitamente, nella mia ultra ventennale esperienza con le trasmissioni, in quel caso sportivo, chiudevo le trasmissioni con i saluti finali dei nostri ospiti, una sorta di tema a piacere. Quindi, se vuoi, ti lascio il microfono senza nessuna domanda particolare, ma a tema libero. Tema libero. Niente, Antonio, speriamo di continuare questo confronto serrato, aperto, con tutti i cittadini di buona volontà. Noi ci adoperiamo per il bene della nostra città, siamo scevri da ogni interesse personale, lo facciamo solo per puro amore e attaccamento ad Atessa. Quindi spero che il messaggio venga recepito. E niente, vi aspettiamo in tutte le sedi possibili per un confronto sul futuro di Atessa.